smuovere più della politica. Nel panorama letterario italiano, Passaggi Festival è annoverato tra i primi 4 eventi a livello nazionale più importanti. Cresciuto dal 2013 esponenzialmente anno per anno, il salto di qualità lo ha fatto sicuramente passando dal Chiostro delle Benedettine alla Piazza e poi la consacrazione ufficiale arrivata con l'ingresso nel circuito delle librerie Coop. Chi ha creduto da sempre in questa manifestazione è stata la Regione Marche, fin dalla sua prima edizione passando, da un piccolo contributo di poche centinaia di euro ai 25.000 euro per la prossima edizione, con un salto di ulteriori 5.000 euro rispetto al passato, grazie ad una variazione di bilancio approvata dal Consiglio, in cui una parte fondamentale è stata svolta dal vicepresidente Minardi. Il festival è importante per la Regione Marche, è importante anche per la città di Fano, un evento culturale che attrae anche dal punto di vista turistico. Credo che doverosamente abbiamo fatto il nostro dovere, non solo sostenendolo, ma incrementando il contributo, perché festival come questi, che ce ne sono anche importanti a livello nazionale, hanno dei budget ben più sostanziosi, e quindi la presenza della Regione credo che sia non solo importante ma anche doverosa, e questo è stato il mio impegno. Passaggi è diventato il più grande evento estivo dedicato al libro in Italia. E le stesse case editrici si sono accorte del festival, ci mandano autori, ci segnalano i libri in uscita, quindi questo è sicuramente positivo. È chiaro che il lavoro da fare è tanto. Noi ringraziamo non solo la Regione Marche, che ci ha aumentato il contributo, ringraziamo il Comune, ma ringraziamo anche i tanti sponsor privati che ci danno una mano. E naturalmente è una struttura che è fatta da una quarantina di giovani che tutto l'anno lavorano per il festival, e questo è ancora più bello perché c'è anche un ambiente molto positivo, pieno di armonia e anche di idee che Passaggi Festival riesce ad esprimere. I bilanci delle altre manifestazioni al pari di questa hanno bilanci a 6-0 che fanno tremare le gambe. Qui sì, da voi è tutta un'altra storia. È un'altra storia, purtroppo, perché gli altri festival, senza nominarli, ma insomma arrivano a bilanci da 1 milione, 2 milioni di euro. Noi abbiamo chiuso l'anno scorso con circa 153.000 euro, quindi, come dire, economicamente non c'è storia. Senza il volontariato non ci sarebbe Passaggi Festival, questo sia chiaro. Però cerchiamo di crescere piano piano, cerchiamo anche di avere piano piano quella visibilità nazionale che magari ci permetta, non dico quest'anno, ma un domani, di avere anche uno sponsor importante a livello italiano.